Buonasera e benvenuti alla quinta edizione del Festival d'Annunziano Aria dal Castello, a cura del Comune di Casoli, assessorato alla cultura. Il Festival d'Annunziano Aria dal Castello compie il primo lustro di vita e si ripropone nel format originario, l'Abruzzo che parla, che ascolta, che degusta. Un traguardo importante per il Comune di Casoli. Ciò che rende unico Aria dal Castello nel panorama dei festival culturali è la totale autonomia di scelta riguardo ai temi da trattare e agli autori da invitare, che peraltro sono attratti e forse anche incuriositi dalle specificità dell'evento. La collocazione nello splendido Palazzo Ducale, ricco di suggestioni e testimonianze d'annunziane, da quest'anno condivisa con Piazza Santa Reparata, dalla quale si gode di una visione privilegiata del castello, l'ospitalità, l'accoglienza e il coinvolgimento di un pubblico molto attento e interessato. Il festival rappresenta non solo una significativa occasione di lettura e divulgazione del libro, ma con la presenza di artisti di fama internazionale contribuisce alla promozione delle risorse del nostro territorio, riunendo per 3 giorni personalità di spicco del panorama nazionale e internazionale di diversi ambiti come la scrittura, il giornalismo e la musica. E dunque, anche l'edizione 2019, che vuole essere un omaggio alla Luna nel 50° anniversario dello sbarco dell'uomo sul nostro satellite, vede la presenza di autori appartenenti al mondo del giornalismo e scrittori di testi letterari, accomunati dalla stessa matrice: l'attenzione ai temi sociali di più stringente attualità e ai valori e sentimenti che segnano le esistenze di protagonisti che ben rappresentano le contraddizioni e le passioni della nostra epoca. Chiamo sul palco il sindaco di Casoli, il dottor Massimo Tiberini, per i saluti istituzionali. Grazie, mi sposto. Grazie a tutti per la presenza. Il mio saluto sarà molto breve ed è importante per noi continuare Aria dal Castello qui a Casoli per le sue qualità intrinseche. In particolar modo quest'anno e oggi iniziamo l'8 agosto in un momento particolare che oggi voglio ricordare, che la strage di Marcinelle. L'8 agosto ricorre questo momento drammatico per noi italiani. In particolar modo c'è stato Domenico Luciani di Casoli, nostro concittadino, ma oltre 60 persone abruzzesi, più di 120 italiani, oltre 200 persone che per lavoro, per necessità, sono stati nelle miniere a lavorare. E qui abbiamo il monumento all'emigrante che ricorre anche oggi i 14 anni dall'inaugurazione, e quest'oggi ci fa pensare proprio alla memoria degli accadimenti e del vissuto. E noi con questo festival vogliamo sottolineare anche l'importanza di ricordare tutti gli avvenimenti che succedono, affinché la conoscenza ci renda sicuramente liberi e più consapevoli di dove dover andare e cosa voler costruire. Quindi io porto il saluto di tutta l'amministrazione comunale, mi permetto di portare anche il saluto dell'assessorato, perché lo voglio ringraziare, lei e tutti i componenti dell'amministrazione che collaborano direttamente, ma soprattutto gli autori. Abbiamo anche già qualche domanda da fare però al termine, che con il loro vissuto ci danno una testimonianza di vita per noi molto ma molto importante. Quindi grazie a ognuno di voi e buona serata. Il Festival d'Annunziano si svolgerà in 3 giornate, a partire da oggi ovviamente. Gli autori si alterneranno su questo palco sempre nei seguenti orari, alle ore 19 e alle ore 21. Questa sera in Piazza Santa Reparata appunto avremo Roberto Todisco e alle ore 21 Tiziana Ferrario. Domani sera, sempre alle ore 19,
in piazza Santa Reparata, Eleonora Molisani, e alle ore 21 avremo la lettura e scrittura al femminile, due autrici a confronto, Giulia Alberico e Maristella Lippolis. L'ultima serata, il 10 agosto, sarà la serata conclusiva del festival e ci vedrà impegnati nello scenario del Castello di Casoli, nel Castello Ducale. Alle ore 19 Vittoria Iacovella e infine, a chiudere tutto il festival, sarà Alexander Romanowski alle ore 21 con il suo concerto musicale. Come vi avevo detto, il primo autore è Roberto Todisco. Roberto Todisco è nato a Napoli nel 1982. Laureato in lettere moderne, ha svolto attività di giornalista aerospaziale e attualmente lavora nel campo della comunicazione digitale. Con questo romanzo ha ricevuto la menzione speciale al premio Italo Calvino. Roberto Todisco è autore di Jimmy l'americano, edito da Elliot. Alcuni brani tratti dal libro saranno letti da X Borea. Conduce la professoressa Piera Della Morgia. Grazie. Si sente? Poco, ma si sente. Grazie Federica, grazie Sindaco e grazie all'assessore alla cultura. Perché ha accettato subito, molto spontaneamente, la mia proposta di portare a Casoli un giovane scrittore, Roberto Todisco, e di presentare quindi il suo primo romanzo, Jimmy l'americano. Federica diceva che Roberto è stato finalista per la 30ª edizione del premio Italo Calvino, però è entrato anche nella rosa dei finalisti del festival del primo romanzo per l'edizione italiana che si tiene a Chambéry in Francia. È una novità, ma esiste anche questo festival ed è anche importante in Francia. Ci sono dei cultori raffinatissimi della lingua italiana che studiano a fondo il primo romanzo degli autori e poi decidono chi sarà il premiato. Bene, Jimmy l'americano, perché come mi è venuto in mente? Un professore molto attento a tutte le novità librarie ha informato Giuseppe Lorentini che in un romanzo che lui aveva fatto leggere, proposto ai suoi alunni, si parlava a un certo punto di Casoli. Casoli soprattutto si parlava del campo di concentramento di Casoli, dove nella finzione del romanzo uno dei protagonisti, di quelli più importanti, finiva a un certo punto in mezzo al marasma della guerra. Una volta che Lorentini ha saputo che il campo di Casoli figurava in questo romanzo, mi ha avvisato. È stata tutta una corsa, ho chiesto di poter acquistare questo libro e l'ho letto. Ho scoperto un gran bel romanzo, tutto il pacchetto, non perché ad un certo punto si parli del campo di Casoli. Un romanzo che ha come cornice e quadro tutta la storia della prima metà del secolo scorso. E un romanzo ricco di personaggi, tutti ben definiti e tutti utili alla conduzione dell'intreccio delle varie storie. Un romanzo pieno di passioni, di sentimenti, anche portati molto al di là di amori, e c'è storia, c'è tutto. E allora, proprio perché è un romanzo complicato da presentare, io passo direttamente la parola a lui, perché come l'ha scritto in 240 pagine ce lo potrà dire magari in 240 parole. Vi passo a voi, ecco a voi quindi Roberto Todisco. Grazie, innanzitutto grazie dell'ospitalità, grazie al sindaco, all'assessore, a tutta la città di Casoli che mi ha accolto veramente in maniera splendida. Io sono felicissimo perché, come ho detto a Giuseppe una delle volte che ci siamo sentiti, per me Casoli era diventato un luogo dell'anima, pur non essendoci mai stato. Era diventato una specie di luogo simbolo per me, di una
di una cosa che poi vi dirò più avanti. Quindi adesso esserci dopo aver scritto il libro e dopo che il libro è stato pubblicato, ha visto la luce, è stato letto, essere qui oggi è veramente un piacere immenso. E, sì, io vi cerco di dirvi brevemente di cosa, come si dice, di cosa parla questo libro. Piera dice è complicato. Io non credo che sia complicato, perché nel senso che ha molti personaggi e ha uno sviluppo nel tempo abbastanza diciamo articolato, però procediamo con ordine. Diciamo, siamo il 20 luglio 1937. Che succede in un paesino immaginario del sud Italia, non lontano da Napoli, affacciato sul mare, che io chiamo Marinella, con diciamo una volontà di omaggiare uno scrittore che io amo molto e che purtroppo è scomparso da poco, cioè Camilleri e Montalbano. Cioè Marinella è il posto dell'immaginaria Vigata in cui abita Montalbano. In questo paesino c'è un giovane studente di medicina che si chiama Giacomo Tancredi, che però tutti in paese chiamano Jimmy o l'americano, perché ha sempre coltivato il sogno di andare in America. Una volta da bambino scappa di casa, lo trovano dopo un giorno nascosto nella stazione ferroviaria del paesino perché pensava di poter andare in America con il treno, e soprattutto ha una grande passione per il cinema americano, tramandata dallo zio, che è proiezionista di cinema, o dei cinema come sentiremo anche dopo, del paese. E quindi lui passa gran parte della sua adolescenza, della sua giovinezza al cinema, e sogna l'America del cinema. Cosa succede il 20 luglio 1937? Jimmy incontra una donna per caso, perché accompagna a casa il suo diciamo il dottore, il medico. Lui è uno studente di medicina, sta facendo pratica in questo piccolo studio di medico di paese. Accompagna a casa il suo maestro, il suo datore di lavoro anche, e incontra la figlia Teresa e si innamora di botto, diciamo così. Direte bene, niente di più comune, male, perché Teresa, oltre a essere la figlia del suo capo, cosa che già normalmente non è una grande idea, innamorarsi della figlia del proprio capo, in più a complicare le cose è sposata Teresa. Giusto un po'. È sposata, ma la cosa si complica ancora di più, perché Teresa è sposata ad un uomo che si chiama Italo Weiss, ebreo, che fa il giornalista per il Mattino ed è corrispondente in Etiopia, in Africa, perché nel 1937 l'Italia è ancora imbarcata in quella disgraziata guerra in Africa, e la costituzione di quello che è la delirante ambizione fascista chiama impero, no? Perché siamo andati in Africa. Questo è l'inizio del racconto. Loro si innamorano entrambi, non vi dico tutti i dettagli perché sennò poi non vi leggete il libro, però si innamorano e iniziano una relazione, diciamo, clandestina. Il problema è quando a un certo punto Italo torna, perché dall'Africa torna. Teresa compie una scelta, che magari non vi dico qual è, fra i due uomini, solo che poi purtroppo o per fortuna la storia con la S maiuscola viene sempre, e soprattutto in quel periodo storico, viene, diciamo, a sconvolgere la vita delle persone, a rimescolare le carte. E che cosa succede? La storia porterà queste tre persone, quindi Italo, Jimmy, Teresa, insieme ad altre persone che per vari motivi sono costretti a scappare dal fascismo e dai fascisti che stanno in paese e si sono rifugiati in una villa poco fuori il paese, circondata da un parco molto grande che la isola completamente, si trovano tutti lì. E lì, diciamo che comincia la storia che io volevo raccontare, cioè il progetto
di queste persone, queste tre persone, che alla fine scoprono di amarsi l'un l'altro, tutti e tre, diciamo. E in questa condizione particolare di isolamento, di straniamento con la guerra intorno, è una situazione paragonabile. Una volta ho presentato il libro in una scuola e una ragazzina giovanissima mi ha fatto commuovere perché ha preso la parola e mi ha alzato la mano e mi ha detto: ma lei che questa situazione non ricorda Boccaccio e il Decameron? Io mi stavo alzando, stavo andando a darle un bacio, perché in effetti io ho immaginato una cosa simile. Invece della peste loro scappano dalla guerra, e invece dei racconti e delle novelle del Boccaccio passano il tempo guardando film, perché vi dicevo lo zio di Jimmy è proiezionista, scappa e si porta con sé anche le pellicole. Poi succede qualcosa di particolare, di incredibile in questa casa, ed è, diciamo, l'apparizione più clamorosa che ci possa essere, ed è, diciamo, anche l'idea che io ho avuto, che probabilmente mi ha portato anche un po' di fortuna, perché quando poi io sono stato selezionato per la finale del premio Calvino e sono andato a Torino e ho conosciuto le splendide persone che fanno questo premio, che è veramente importantissimo, perché loro leggono più di 700 libri ogni anno e ne selezionano 9, e quindi fanno veramente un grande lavoro. Mi hanno detto che il mio libro era quello della Garbo, il libro della Garbo, di Greta Garbo, perché incredibile ma vero, a un certo punto appare, cioè in carne e ossa, Greta Garbo in questa villa, la divina, anche perché Greta Garbo, io magari dopo ne parliamo meglio per la questione della storia, non è una cosa del tutto assurda, perché Greta Garbo l'anno prima era stata a Ravello ospite di Shostakovich, spero si dica così, che era un famoso compositore, musicista, e quindi era lì, cioè il mio libro è ambientato sulla costa vesuviana, Ravello è un poco più giù, e io, diciamo, agganciandomi alla realtà storica, ho immaginato che in un'altra visita lì a Ravello Greta Garbo abbia fatto una deviazione e si sia trovata con la sua Cadillac bianca davanti agli occhi di questi sbalordite persone che si sono date davanti la divina. E anche grazie a lei loro riescono a mettere le mani su un film proibitissimo, che è Il grande dittatore di Charlie Chaplin, che esce nel 1940, che è un film vietato ovviamente in Italia, perché prende in giro il nostro alleato Hitler, ma prende in giro, chi di voi ha visto il film sa che ci sono delle scene esilaranti di presa in giro di Mussolini, tant'è che il film è stato in Italia, anche quando è uscito nel 1950 se non sbaglio, è stato tagliato per non offendere la suscettibilità di Donna Rachele, perché in quel film si prende in giro moltissimo Donna Rachele, la moglie di Mussolini. Riescono a mettere le mani su questo film proibito, e hanno un'idea, poi mi fermo perché sennò vi racconto tutti i libri, hanno un'idea, quella di proiettare al pubblico, proiettare in questo paese, piccolo paese vicino al mare del sud, fascista, in piazza, di nascosto, però alla fine sarà pubblico, Il grande dittatore di Charlie Chaplin, quindi fare un atto di eversione, un atto di ribellione libertaria, proiettando quello che i fascisti non volevano che si proiettasse, che si vedesse. Uno dei personaggi dice: ma ti pare possibile che questi devono decidere noi che cosa guardiamo e cosa no? E poi però il loro piano viene complicato, ovviamente arriva la storia, irrompe di nuovo, spariglia di nuovo le carte, alcuni di loro, non vi dico chi, si troveranno in America, scapperanno, emigreranno in America, e quindi la parte finale del libro è diciamo ambientata a Boston nel 1962, che non è una data casuale, dopo vi dico perché, e lì avremo la raccolta, diciamo si raccolgono un po' i fili della trama, e lì scopriamo che uno dei personaggi
è stato a Casoli, e alla fine del libro chi ricostruirà questa storia, che alla fine è una sorta di voce narrante di tutto il libro, chi ricostruirà questa storia immaginerà, sognerà, ricorderà, gli avranno detto, lascio volutamente nel dubbio, una scena che si svolge qui, che si svolge praticamente nei locali della dipendenza del Palazzo Tilli, quindi una dei luoghi del campo, che compierà il loro progetto rivoluzionario. E poi però magari ve lo svelo un po' alla volta qual è questo progetto. Era complicato, l'aveva scritto lui, quindi gli restava più facile. E la mia voce che non si sente, o l'ho spenta, si sente. E io chiedo scusa per la voce, ma al momento solo questa, ciò ce la facciamo bastare. Dicevamo pure prima, quindi la storia c'è e ce n'è tanta. E ecco, segniamo intanto Jimmy, sì. Eppure Jimmy a 22 anni non sentiva o non sembrava risentire troppo dell'infanzia difficile. Frequentava la facoltà di medicina, le cui spese erano state sostenute con i soldi di sua madre, e aveva un talento non comune nel giocare a biliardo. Era testardo, pigro, intelligente, ma soprattutto era bello. Qualcuno diceva che aveva preso dal padre, meno robusto forse, ma più dolce nei tratti. Della madre aveva i fitti ricci neri, gli zigomi appena pronunciati e il modo di sorridere. Negli occhi gli brillava una luce scura, come quella del sole vista attraverso la chioma di un albero. Era insieme fragile e audace, e questo alle donne piaceva. Un interesse largamente contraccambiato, visto che a lui le donne piacevano sopra ogni altra cosa, cinema a parte. Che poi le due grandi passioni di Jimmy, le donne e il cinema, erano sempre andate a braccetto, fin da quella sera che aveva visto Capitan Barbablù e Louis Brooks in costume da bagno gli era apparsa come una divinità sensuale e capricciosa. Ai compagni di scuola che gli chiedevano cos'era mai questo cinema da passarci tutto il tempo, Jimmy diceva: far fare delle belle cose a delle belle donne. Si innamorava praticamente di tutte, e in ogni innamoramento si lanciava con una passione cieca, tanto che una volta credette addirittura di morirne. Simpatico, sì, è vero. Sì. Torniamo alla storia. Jimmy studia, e studia perché ha dei soldi che gli ha dato la mamma. Però nel passato di Jimmy, così come poi nel passato di Teresa o di Italo o dello zio, ci sono. La storia è già entrata, ed è entrata pesantemente al punto da cambiare il percorso delle loro vite. Il padre di Jimmy è morto alla prima guerra mondiale, quindi se vogliamo la storia inizia sì in quel giorno di luglio del 37, ma poi torniamo indietro per vedere cosa era successo prima. Il padre muore, lui non l'ha mai conosciuto, però è logicamente un vuoto, una mancanza che lui avrà per tutta la vita. La mamma, troppo giovane, non regge a questa solitudine, vabbè, forse svilemmo un po' di più, si va via, non esiste, l'abbandona. Lui quindi vive l'infanzia con degli zii, però la mamma gli dà i soldi per studiare. Dopo, ogni volta la storia tornerà presente. La storia fa sì che Teresa sia lontana dal marito, o che il marito sia lontano da Teresa. La storia fa sì che Italo, è vero che era austriaco, ma nato in Italia, cittadino italiano, tant'è vero che in omaggio all'Italia i genitori l'avevano chiamato Italo, si sentiva italiano, ma Italo
detto anche il poeta, perché era molto colto, raffinato, gran giocatore di tennis, anche il tennis ha un ruolo importante. Italo, quando per conto del Mattino in Africa a seguire le guerre, la situazione politica, avrà il suo momento di ravvedimento e decide quindi che non può continuare impunemente a fare il reporter di guerra raccontando. Tant'è vero che viene via, si licenzia dal giornale, ma è già ormai tenuto sotto controllo dall'ovra, dalla polizia politica, perché tutti hanno capito che lui ha cambiato un po' atteggiamento e che probabilmente potrebbe essere anche una spia, potrebbe fornire, volendo, informazioni ad altri. E la storia si ripresenta, ogni volta entra in campo, anche negli atteggiamenti dei ragazzi di quartiere che iscritti al fascio diventano più arroganti e quindi scontri, botte. E ogni volta la storia fa cambiare strada, fino poi agli avvenimenti più grandi. Quindi vediamo effettivamente fino a che punto lo possiamo considerare anche un romanzo storico, soprattutto nella seconda parte. Sì, secondo me lo è un romanzo storico. A me la storia piace e onestamente non mi viene mai l'idea di ambientare un racconto o una storia nel presente. Cioè mi annoia, non lo so, far fare ai miei personaggi le cose che faccio io mi annoierebbe tantissimo. E invece, visto che per me la lettura, ma anche la scrittura, è un viaggio, per me, no? La possibilità, la cosa più bella, secondo me, di scrivere, oltre che di vivere serate come questa, è poter vivere tutte le vite che voglio, no? Poter essere, viaggiare su una macchina del tempo, poter fare tutti i lavori che voglio, perché sono in tutti i personaggi. Quindi mi piace scrivere romanzi ambientati in altre epoche. Pausa. Una pausa del motorino. E poi soprattutto mi piace, cioè trovo molto interessante l'utilizzo di avvenimenti storici traumatici, come per esempio la guerra, per mettere i miei personaggi in una, diciamo, sotto tensione in qualche modo, no? Quando una cosa come la guerra arriva nella vita delle persone, è la guerra. Ma sta facendo il giro del... No, sono le comparse che danno ecco. La colonna sonora. Ci sono delle belle nuvole rosa, però. Hai visto? È fatto apposta, questo è il sindaco che le ha organizzate, le ha fatte venire apposta. Che stavo dicendo? Quando la guerra arriva nella vita delle persone, la mette la vita sotto sopra e tira fuori quello che le persone sono davvero, probabilmente. Ieri alla presentazione di Giuseppe si parlava del suo libro, dell'Ozio Coatto, si parlava della delazione, per esempio, no? La delazione, la guerra, purtroppo le guerre di tutto il mondo e in tutte le epoche hanno la delazione come fatto più brutto, cioè il vicino di casa che denuncia anonimamente il suo vicino, il suo cognato, persino fratelli, no? Per ottenere un bene o qualcosa in cambio si denuncia. E quindi la guerra mette, diciamo, veramente alla prova le persone e fa tirare fuori quello che le persone sono davvero. E io mi sono divertito a mettere continuamente i miei poveri personaggi sotto l'attacco della storia. Loro si difendono, si organizzano, scappano, però la storia li rincorre costantemente. Fin da addirittura gli antenati dei miei personaggi principali, che appunto sono anche loro colpiti dalla guerra. E io un po' mi sono divertito a raccontare due volte la stessa storia, come se ci fosse qualcosa nel DNA di questo Jimmy poverino che gli porta a rivivere quasi sempre le stesse cose: l'abbandono e la guerra che arriva, e il fatto che
che ci sono due donne o due uomini, capito? E poi un'altra delle cose, diciamo, della storia che mi piace tanto di raccontare dei libri ambientati in epoche storiche è la ricerca. E il fatto che facendo ricerca per un romanzo come questo si scoprono delle cose bellissime. E poi ho anche sono un po' fissato, nel senso che sono un po' maniaco della precisione su quando faccio una ricostruzione storica. Per esempio, all'inizio del libro Jimmy sale su una macchina dello zio, che è una Fiat, non mi ricordo che numero. Però io poi mi sono detto, lui deve accendere la macchina. E mi sono detto, ma come si accendeva una macchina come quella? Mica non c'aveva la cosa elettrica, o comunque la chiave lì, non era così, immagino. Sono andato a cercare, esiste questa cosa, poi magari per una cosa piccolissima mi ha portato a fare un sacco di ricerca, a leggere un libro intero magari per scrivere una piccola cosa. E ho trovato che esiste un museo dell'automobile nelle quali ci sono anche delle foto su internet. Io ho avuto la fortuna di trovare questa macchina e ho visto, e faccio fare a Jimmy il gesto di accendere la macchina con un buco che sta al centro del cruscotto, è un grosso buco con una chiave molto grande e si accende lì. Oppure mi sono divertito a trovare come si vestivano le persone, quindi la donna, se io dico Teresa, che è la protagonista, entra, è vestita in un certo modo, mi sono divertito a vestirla come si vestivano all'epoca, con la sottoveste, col fatto che portassero spesso le donne delle cinte che subito sotto il seno, no? E che quindi i vestiti scendevano così. Oppure la cosa più folle che ho fatto è perché a un certo punto, vi ho detto, la parte finale a Boston, dovevo raccontare una passeggiata nel parco pubblico di Boston, che si chiama Boston Common, e volevo sapere quali alberi c'erano in quel periodo nel Boston Common, perché volevo dire, passeggiavano sotto degli alberi, passeggiavano sotto dei pini, non lo so. Ho trovato su internet il trattato di chi poi ha progettato il nuovo Boston Common, che hanno fatto dopo, e quindi so che nel Boston Common c'erano gli olmi americani, e quindi io dico che Teresa passeggia sotto gli olmi. Vi dico l'ultima cosa che ho scoperto, secondo me la cosa più assurda la storia più assurda che ho scoperto facendo queste ricerche, che quando la editor l'ha letta mi ha fatto i complimenti per l'invenzione, io ovviamente mi sono ben guardato dal dire che non mi ero inventato niente, che l'avevo trovato. A Boston c'era negli anni 60, fino anche dopo, un cinema che si chiamava Exeter Theater, che stava in un quartiere di Boston, che era a forma di chiesa, cioè era fatto come una chiesa gotica, perché era stata una chiesa e ancora era gestita dalla comunità spiritista di Boston. Cioè gli spiritisti sono una confessione religiosa, diciamo cattolica in qualche modo, che però crede molto nelle anime degli antenati, nel rievocare, e fanno delle cose, delle sedute spiritiche. E loro facevano di tutti i giorni, e chi lo dirigeva era una spiritista, era la capa, Viola Berlin, era il capo della comunità spiritista di Boston, e la domenica mattina nel cinema facevano delle sedute spiritiche collettive, veramente, è vero. Quindi è bello fare ricerca storica, perché le storie le trovi senza, non te le devi inventare più. Sto parlando troppo, vai, scusa. Credo che sia arrivato il momento che lui ci introduce a un altro argomento. Andiamo al cinema. Era come Roberto quando ho scoperto recentemente che Punto, linea, superficie di Kandinsky è il primo libro di Euclide. Punto, linea, superficie. Come se Kandinsky dicesse, ragazzi, dopo secoli e secoli forse non avete letto Euclide. Lo zio di Jimmy, Gino Tancredi, era il proiezionista del cinema Capital e spesso lo portava con sé. A Jimmy piaceva sedere su uno sgabello alto di legno e guardare i film dalla feritoia della sala di proiezione. Qualche volta lo zio sostituiva anche Geppi,
il proiezionista del Vittoria, l'altro cinema di Marinella. Geppi era un ragazzo volenteroso e pieno di passione, ma con la tendenza a perdere le cose dappertutto. Capitava a volte che non riusciva a trovare il secondo rullo di un film e allora Gino faceva una corsa con delle pellicole sotto al braccio e montava qualcosa. Poteva succedere che gli spettatori vedessero 10 minuti di peplum biblico e poi comiche fino alla sera. Gino Tancredi era un cultore dell'arte del cinematografo. Conosceva a memoria battute, gesti e inquadrature di ogni film che proiettava. La cosa che subito lo aveva affascinato era stato il funzionamento delle macchine che producevano il cinema, quando aveva messo gli occhi per la prima volta su una cinepresa, il cui proprietario sosteneva essere appartenuta a Georges Méliès. Fra una proiezione e l'altra, mentre in sala si ripuliva per lo spettacolo successivo, lo zio intratteneva Jimmy con le sue teorie. Io da quassù do una memoria alla gente, capisci? Jimmy lo guardava perplesso, ma lo zio accarezzava il proiettore e continuava. Le immagini del cinema sono della stessa sostanza di quelle che abbiamo nella testa. Non so se mi spiego. I libri o la musica evocano, da qui dentro invece esce la carne dei nostri pensieri. Fra 20 o 30 anni la gente non riuscirà più a distinguere tra quello che ha imparato e che ha visto nella vita reale e quello che ha visto al cinema, proprio perché, ragazzo mio, le immagini sono le stesse. Il cinema fa del bene. Pensa a quante persone non avranno mai la possibilità di andare in un'altra città con le luci ai ristoranti, eppure quando saranno vecchi ne conserveranno bellissimi ricordi, perché io da qua sopra gliele ho fatte vedere nei film. Che meraviglia, eh? Lo so cosa stai pensando, ragazzo mio, che quella fuori dal mio spioncino non è la vita reale, che magari la gente impara a vivere in un modo americano, in un modo che non esiste, imitando i belli e le belle del cinematografo appunto americano. E lo sai io cosa ti rispondo? Chi se ne frega? Ti rispondo, io sono convinto che dentro alla testa ci abbiamo un affare tale e quale a questo. E poggiava la mano sul proiettore. Il problema è se c'hai un proiezionista come Geppi. Si facevano delle grandi risate lassù e quando Jimmy tornava a casa, anche se non era riuscito a seguire del tutto i discorsi dello zio, si sentiva leggero, come se quei pomeriggi di luce a metà dovessero durare per sempre e lui, Giacomo Tancredi, detto Jimmy, l'americano, avesse la facoltà di cambiare il suo futuro come Gino cambiava i rulli. Molto bello questo passaggio. Quindi abbiamo scoperto che non solo Tancredi, Gino, Giacomo ama le donne, ama anche il cinema. Un'altra delle passioni forti che si trova in questo libro, non solo Giacomo, è proprio il cinema. Quindi qual è il ruolo anche del cinema nel romanzo e come si manifesta l'amore del cinema nel romanzo? Il cinema c'è dappertutto, secondo me, e diciamo è anche quello che mi ha dato l'idea in qualche modo, perché io sono partito da un'idea, da quello che poi si è complicato moltissimo nel corso del tempo. Io amo molto un regista che è francese, che si chiama François Truffaut, che si amava, purtroppo è morto. Uno dei suoi film più famosi è Jules and Jim, che è probabilmente il triangolo amoroso più famoso della storia del cinema, la storia di Jules and Jim che amano la stessa donna. Solo che in quel film il triangolo non si compie mai davvero, nel senso che loro la amano per tutta la vita e diciamo se la alternano in qualche modo. Lei invece prima ama uno, poi ama l'altro e così. Io volevo vedere se ero capace ad andare oltre Jules and Jim, cioè a raccontare
una storia d'amore, un triangolo amoroso, diciamo una storia d'amore a tre, però compiuto. Questo ovviamente è stato difficile, nel senso che il rischio di cadere nel cliché o il rischio di cadere come dire, nel pruriginoso, possiamo dire, era fortissimo. E io ho cercato di essere il più delicato possibile. E quindi, diciamo, nasce proprio l'idea, nasce dal cinema. E infatti, vi dicevo, non è un caso che la parte finale del libro sia ambientata nel 1962, perché io volevo che alla fine i miei personaggi andassero al cinema a vedere Julien Jim. E nel 1962 esce Julien Jim. E a proposito di ricerca storica, io sono riuscito a trovare l'informazione che il Lichter Theater ha proiettato Julien Jim, perché era uno dei pochi, era l'unico cinema a Boston che proiettava cinema europeo. E quindi, diciamo, sono partito dal cinema. Mi piaceva, come vi abbiamo detto più di una volta, Jimmy vive la sua infanzia al cinema. La sua potremmo dire educazione sentimentale è fatta al cinema. Prima abbiamo sentito un passaggio in cui lui, diciamo, scopre l'amore, anche l'amore, la sessualità, la passione, vedendo Louise Brooks, che non so se ce l'avete presente. Louise Brooks è quella attrice la cui immagine ha ispirato Valentina di Crepax, quella donna col caschetto nero, super sensuale per gli anni, là stiamo parlando di 21. Capitan Barba Blu, che è un titolo orribile, il titolo originale è Girl in Every Port, era per quegli anni una rappresentazione femminile molto forte, molto erotica. E quindi è davvero, lui si nutre di cinema. Poi, come vi ho detto, la loro ribellione è condotta attraverso il cinema. Loro, l'unica cosa che loro possono fare come uomini liberi è quello di proiettare film, e soprattutto di proiettare film che non si possono vedere. Perché una, diciamo, la cosa che mi ha dato l'idea è che dal 1938 in avanti, per colpa di una legge fascista, autarchica, le major americane praticamente bloccano il mercato della distribuzione dei film americani. E come oggi, il cinema americano dominava il cinema anche negli anni 20, negli anni 30, la gente andava a vedere quasi esclusivamente film americani. A un certo punto, quasi di botto, questi film non arrivano più, e noi non abbiamo visto in Italia in quell'epoca film leggendari come Via col vento del 1939, e noi non l'abbiamo visto. Non abbiamo visto Il Mago di Oz, e infatti uno dei protagonisti, che invece riesce a vedere, ha delle riviste di cinema, lo legge, sa che in tutto il mondo tutti stanno piangendo, si stanno commuovendo sentendo Judy Garland che canta Over the Rainbow nel Mago di Oz, e noi non lo possiamo vedere. Lui dice: ma ti sembra possibile? Perché noi non possiamo vedere Judy Garland che canta Over the Rainbow? Lo vivono come una privazione e reagiscono proiettando i film che non si possono vedere. E poi, diciamo, il cinema continua costantemente nella loro vita, fino a quando, appunto, alla fine, nell'ultima scena, questa ribellione si compie attraverso il cinema. E quindi mi ha ispirato tantissimo, e mi sono anche divertito, in realtà mi sono divertito a citare tutti i film che io amo di quegli anni, che non conosce nessuno, quindi tutti i film degli anni 30, gli anni 20. Dico questa cosa e poi passiamo, mi fermo. Jimmy fa la corte a Teresa citando un film degli anni 20 che Accadde una notte, che è un film con Clark Gable, in cui è la prima scena di un si vede Clark Gable, un uomo quasi nudo, cioè Clark Gable che si spoglia, perché fanno una scenetta molto divertente e molto sensuale,
per quegli anni, ovviamente stiamo parlando di un film degli anni 20, e però Clark Gable arriva a spogliarsi fino a quando poi la donna dell'attrice non se ne scappa, e Jimmy utilizza questa scena, racconta questa scena a Teresa per creare, diciamo, la tensione erotica, e quindi c'è dappertutto. Sì, cinema. Allora, col cinema i nostri protagonisti prenderanno coscienza delle situazioni e decidono di impegnarsi politicamente, in un certo senso, faranno la loro resistenza, chiusi in una villa, e però decidono che quei film che loro sono riusciti ad avere, grazie a Greta Garbo, debbono essere visti anche dagli altri, perché gli altri debbono capire di che cosa sono privati, e soprattutto per quanto riguarda il film di Clark Gable, di Clark Gable l'ultimo, no, ho sbagliato, Chaplin, il grande dittatore, queste sono le amnesie delle persone di una certa età, il grande dittatore, far capire che si può criticare un sistema politico, un modo di governare, e quindi di incitare con la conoscenza a ribellarsi. Quindi il cinema è anche politica in questo caso. E come lo vediamo? Come lo portiamo avanti questo discorso? Innanzitutto magari facciamo leggere Peppe. Questa è l'idea, sì, la mia idea, una idea di politica. Ho capito. Ho capito che un paese lo si può costruire appartenendo a qualcosa e riscrivendo le regole insieme. Ecco, un'altra parola che non mi piace: l'appartenenza dall'idea di un recinto chiuso, del riconoscersi solo in funzione di quello che non si è. Gli americani hanno una parola più bella, membership, che vuol dire essere parte di un tutto ed essere allo stesso tempo i costruttori di questo tutto, che poi ho capito che se le parole inglesi hanno dentro la parola ship, nave, significa che si dispiegano, si allargano, hanno dentro l'essere e il tempo. Sarà perché le navi vanno da un punto a un altro, il mare in fondo è un modo di essere. Hai ragione, sto divagando di nuovo. La sera che i fascisti fecero irruzione alla villa, finì il nostro sogno, il nostro cantiere. Si guardava intorno spaesato. Ho preso la Polaroid dalla borsa che tenevo ancora accanto a me e gli ho scattato una foto. Quando è apparsa la foto di mio padre, ho scritto membership con il pennarello nella parte bianca sotto la foto. Non ho avuto il coraggio di dirgli che il suffisso ship non c'entra niente con le navi. Sì, secondo me questo è anche un libro politico nel senso, come di, questa lui è Jimmy da grande, diciamo, da adulto, che parla e ricorda e parla quello che lui definisce un cantiere, un progetto. Loro chiusi nella villa, certo facilitati dal fatto che fossero protetti da delle mura, da un giardino, tentano un visionario progetto d'amore, coltivano un amore che fuori di lì non poteva essere, cioè un amore di due uomini e una donna che si amano senza gelosie, si amano alla pari, e coltivano un progetto rivoluzionario di ribellione al regime. È un libro, appunto, è un libro politico nel senso che ci sono delle persone che anche in una situazione come quella di un regime fascista
lottano, rischiano la propria vita, alcuni di loro la perderanno, per essere liberi e per cambiare il mondo. Infatti, questa idea c'è fin dall'inizio. Jimmy e Teresa si innamorano in qualche modo perché per caso scoprono di avere in testa una stessa frase: cerco un mondo che mi somigli. Jimmy ha questa smania da ragazzino perché il mondo che vede intorno a lui non gli somiglia, lo vede brutto. E quindi politica, secondo me, è quando io vedo intorno a me un mondo che non mi somiglia e cerco di farmelo somigliare, e quindi cerco di modificare il mondo per renderlo, renderlo accogliente al mio modo di essere. Che poi dicevo a Piera prima che questo cerco un mondo che mi somiglia, a me è venuto in mente, è una sorta di citazione involontaria, me ne sono reso conto dopo, che c'è una bellissima poesia di Baudelaire che si chiama Invito al viaggio, che è stata anche messa in musica da Battiato in Fleur, quell'album bellissimo, in cui fa l'invito alla propria amata e la invita a portarla in un paese che le somigli, per dire sarà un paese bellissimo perché somiglia a te, quindi somiglia alla donna che ama, quindi sarà un paese bellissimo. E quindi secondo me cinema, amore e politica si fondono e loro compiono questa loro avventura perché fondono queste tre cose, lo fanno attraverso il cinema, lo fanno amandosi, loro decidono di amarsi nonostante tutto. E in quel periodo, ma forse non solo in quel periodo, in quel periodo, in quel luogo storico, pensiamo oggi in altre situazioni è la stessa cosa, amarsi, solo amarsi può costituire un atto eversivo, e loro lo compiono e lo portano fino in fondo, e questo secondo me ci ricollega poi da dove siamo partiti. Ci rilacciamo a Casoli perché alla fine del libro questo atto di ribellione si compie attraverso il cinema, e si compie qua, si compie a Casoli, si compie in quello che era un cinema, e vogliamo sentirlo come si compie. A Casoli si dice cinema, teatro e varietà. Però no, era una battuta per Roberto, per amicizia. Sono felice di incontrarti. Spesso mi capita di incontrare giovani napoletani e portargli fortuna, spero anche di portartene tanta. Vedo Italo in quel cinema trasformato in un campo di prigionia. Lo vedo seduto per terra insieme ad altra gente in un enorme salone come quello di Ellis Island. Vedo sul suo volto un'idea che si forma e lo sconforto lasciare spazio ad un sorriso. L'idea è semplice: finire il lavoro lasciato a metà e dare finalmente un senso a tutto. Scrive a Don Tonino, gli chiede di andare alla villa, gli dice dove trovare la bobina e poi lo prega di farla a pezzi, in tante striscioline lunghe 20 centimetri, e di metterle fra le pagine di un libro che gli spedirà. È l'eco dell'ozio coatto. Lo vedo riunire i pezzi uno a uno con del nastro adesivo, poi avvolgere la pellicola su vecchi supporti abbandonati da quando quel posto era un cinema. Lo vedo Italo lungo e sottile con i miei stessi occhi mentre guardo di sotto. Il proiettore lì accanto a lui che scintilla, e poi all'improvviso la luce accecante della lanterna che parte e il ticchettio della ruota che gira. Vedo il fascio di luce passare sopra a centinaia di teste e nasi all'insù di gente che cerca di capire da dove arrivino quelle immagini e quel suono. Vedo il viso di Chaplin, proiettato contro la nuda parete, le dita protese di prigionieri che lo vogliono toccare
e che invece se lo ritrovano sul dorso delle mani. Sentono la voce di Chaplin parlare per la prima volta. Si mettono a piangere e poi ridono e poi piangono e di nuovo, vedendo il loro destino proiettato su quel muro in mezzo alle crepe, ai chiodi conficcati e ai ciuffi di parietaria. È il momento del discorso del barbiere travestito da Hitler. Tutti gridano e battono le mani. E quando fanno irruzione la guardia, i prigionieri combattono con tutto quello che hanno a disposizione. È ormai scoppiata la rivolta quando appare il volto luminoso di Paulette Goddard con la speranza dipinta negli occhi. Un gruppo di guardie cerca il colpevole di quel finimondo. Fanno irruzione nella stanza da cui proviene il fascio di luce. Accanto al proiettore non c'è più nessuno. Quindi Italo compie l'impresa. È l'eroe, quindi c'è la resistenza. E quando dice Giacomo, cosa c'entro io con questa storia? E quindi si torna, se qualcuno ci racconta una storia, allora questa storia ci riguarda e ne siamo responsabili. Cioè, quando siamo a conoscenza non possiamo più tirarci indietro. Questa cosa che adesso mi ha fatto, mentre la dicevi, mi ha fatto venire in mente quello che si è fatto qui, quello che Giuseppe Lorentini col suo progetto che ha ideato sta facendo qui. Quando ci raccontano una storia ne siamo responsabili, quindi se noi, come Giuseppe ha trovato questa storia, ha trovato le storie, le lettere degli internati, evidentemente si è sentito responsabile. E io la penso così davvero. Se siamo responsabili la dobbiamo raccontare a 2 persone, 3 persone, 100 persone e la dobbiamo tramandare. E questa la storia di quello che è successo a Casoli e in altri posti d'Italia va raccontata. Quindi io sono di nuovo, voglio dire, veramente contento che con il mio piccolo, con un romanzo che è finzione, sono riuscito anche a far venire magari la curiosità a qualcuno di informarsi e di scoprire queste cose che vanno raccontate. Come nel libro si parla di un'altra cosa che dalla coscienza e dalla storia nazionale è stata completamente rimossa, cioè l'invasione dell'Etiopia. L'Italia ha compiuto, e voi leggerete, se leggerete il libro, io ho portato praticamente, modificando appena quello che leggerete di quello che è successo in Etiopia ad Addis Abeba dopo l'attentato a Graziani, la violenza atroce che gli italiani hanno compiuto oltre all'utilizzo dei gas. Noi abbiamo fatto da apripista nell'utilizzo dei gas, quello che poi solo dopo, nella seconda guerra mondiale, abbiamo fatto delle cose atroci. Dobbiamo raccontarle. Io provo a raccontarle romanzandoci su. Se qualcuno viene la curiosità, ben venga, ma sono delle cose che noi dobbiamo sapere, come il campo di concentramento qui, non perché ci dobbiamo rattristare o ci dobbiamo flagellare, ma perché, come banalmente si dice, non accada più. Dobbiamo sapere chi siamo. Gli italiani sono anche questo, non sono solo quei tipi simpatici e accoglienti e scherzosi, sono anche chi ha fatto il campo di concentramento, chi ha ucciso gli etiopi con il gas, chi ha fatto le liste degli ebrei e le ha date in mano ai funzionari delle SS perché le andassero a prendere. Siamo anche questo non significa che siamo un popolo da buttare, però dobbiamo saperlo per essere un popolo migliore. Come noi, con i nostri difetti, dobbiamo conoscere, altrimenti commetteremo sempre gli stessi errori. Come ha detto ieri Giuseppe, dobbiamo commettere nuovi errori, non sempre gli stessi errori. grazie a Roberto Todisco e grazie a voi che ci siete venuti ad ascoltare. Buona serata.